Buonasera a tutti da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Ecco, come vedete, questi sono i preliminari prima di dei campionati italiani indoor che sono disputati ad Ancona, in cui erano presenti tre atleti di Arezzo che hanno partecipato alla gara dei metri 1500 indoor, dove lo scorso anno Stefano Sinatti aveva vinto anche il titolo. Quest'anno cercava di ripeterlo, ma ovviamente gli anni avanzano, Moreno, quindi diventa sempre più complicato. Sì, sicuramente, cioè, gli anni influiscono anche per Stefano, anche se sono le sue gare queste, però questo basta un attimo che non stai alla top. Perfezione, quindi che, sai, qui sono questioni di anche molte volte di centesimi di secondo, e quest'anno è arrivato terzo, quindi sempre un buon piazzamento, ma non sicuramente come lui sperava. Ecco, fra l'altro ha voluto fare una esperienza nuova anche Stefano Renzetti, atleta che gareggia solitamente con la G-Point di San Giustino Umbro e che invece si è tesserato con la Polisportiva Bruciano proprio per cercare di fare questi campionati anni, che ovviamente diventa anche un po' una soddisfazione per molti. Sicuramente per lui era la prima volta in assoluto che correva in una pista indoor, quindi, cioè, lui è uno stradista che ha improvvisato questa gara di 1500, mi sembra ha piegato 4,40 come tempo, mi sembra la media di 3,20 aveva detto, quindi per lui è un ottimo risultato, anche perché non l'ha preparata, insomma. Sai, poi sono esperienze queste nella pista, poi nelle indoor, ancora diciamo, in un palcoscenico dove la settimana precedente, insomma, si erano disputati i campionati italiani assoluti indoor. Quindi è chiaro che è sempre piacevole correre su questi ambienti. Mi sembra di vedere Capacci, c'era anche che ho fatto 1500 Capacci, c'era anche Capacci dell'Avis Fogliano, però non so con quale società era tesserato, quindi. E, insomma, ecco, anche lui ha partecipato, e c'era da dire, c'era anche qualche atleta dell'Atletica Sestini che hanno fatto il lancio del martellone, adesso non so i risultati, però oltre a questi che abbiamo menzionato c'era anche Fatichenti Leonardo, che ha fatto anche lui, ha fatto 1500, ha fatto una bella prestazione, però non è arrivato nel podio. Ecco, chiaramente diventa un po' difficile, perché poi essendo una gara nazionale oramai consolidata, questa qui di Ancona, dove ovviamente ogni anno partecipano migliaia di concorrenti, quindi anche quest'anno era veramente hanno superato il record di presenze. E qui intanto andiamo alla gara invece di Stefano Sinatti, che fra l'altro è uno specialista proprio della pista. I 1500 sono sempre stati la sua gara principale, quella forse maggiormente accreditata, addirittura negli anni, diciamo, più importanti della sua carriera agonistica, 4,44 che sicuramente era un risultato importante all'epoca, ma non gli permise di entrare in nazionale, mentre adesso con questi tempi già si potrebbe andare anche molto molto meglio. Sì, prima c'era proprio 800-1500, avevamo in Italia i migliori top, i migliori che c'erano in Europa e quasi nel mondo. Adesso niente, non c'è più quasi niente, soprattutto quindi. il mezzo fondo ora sta vivendo soprattutto con la presenza di atleti, diciamo, italo magrebini oppure italo cubani, eccetera, insomma, quindi ecco, persone che vengono da altre nazioni che abitano in Italia, però ecco, sono di origini di prima diverse, seconda generazione, insomma, ecco, quindi tanto per capire. E quindi è chiaro che i mezzofondisti nostrani, insomma, sono un po' smarriti, l'abbiamo un pochino persi. Poi dopo vedremo anche nel cross invece anche alcune presenze, diciamo, di atleti nostrani che sembra che riescano a crescere, quindi a poter dare qualcosa di sé per raggiungere anche obiettivi importanti a livello nazionale. Vabbè, qui c'è da dire, era un campionato regionale, quindi i campionati nazionali sicuramente saranno un pochino, insomma, arriveranno un pochino più indietro. Però qui nel cross toscano c'è una bella qualità, insomma, c'è tantissima gente che corre forte. Ecco, intanto andiamo proprio alle fasi finali di questa gara dei metri 1500. Vedete la volata, ma anche la volata per il terzo posto, in cui Stefano era rimasto un po' attardato, poi nel finale proprio con il suo finisher che oramai lo contraddistingue. Ecco, qui siamo passati invece alla gara del cross di domenica scorsa, una bellissima giornata di sole, anche temperatura mite, nonostante le piogge dei giorni precedenti che hanno un pochino appesantito il percorso, addirittura l'hanno insomma, abbastanza consolidato, diciamo, nella fatica, insomma. Ecco. Questa è la partenza delle ragazze. La prima gara effettivamente c'era, ecco, abbiamo lì oltre 150 partecipanti, era abbastanza partecipato come gara, e
insomma, ecco, è anche abbastanza combattuta. Io ho visto il percorso e effettivamente loro sono state quelle avvantaggiate più di tutti, perché hanno trovato il percorso vergine, ma dopo, a forza di passarci, ci sono dei passaggi che entravano proprio nell'acqua con le scarpe, c'era un guado quasi da passare, perché, come dicevi te prima, il sabato notte ha piovuto tanto e lassù rimane un pochino più alta, però c'è dei tratti che rimane anche un po' basso e l'acqua ristagnava. Ecco, fra l'altro qui Giada Cicerone, che è stata un po' una protagonista, questa atleta che, diciamo, con i colori della Polisportiva Pruciano, abita a Foiano, fa la prima media, diciamo, alle prime esperienze su questo campo, è arrivata seconda campionati indoor dietro l'atleta della Valeria Rossi dell'Atletica Calenzano, quindi l'ha superata anche lì nell'800, erano due batterie separate. Qui una gara di 1500 che sicuramente per lei è una distanza abbastanza impegnativa, pensava addirittura di non neanche arrivare in fondo, insomma, invece poi ha ottenuto un grandissimo risultato, direi. Sicuramente è molto una ragazza molto emotiva, quindi ancora deve maturarsi, deve gareggiare per cercare di capire quali sono i superare suoi anche la tensione nervosa, tutti questi aspetti. Quindi intanto vediamo proprio l'arrivo della Rossi Valeria, la Rega Calenzano, che proprio questi 50-60 metri di vantaggio nei confronti di Giada Cicerone, che è arrivata seconda. Poi sentiremo, l'accompagniamo oltre il traguardo, sentiremo un po' le impressioni di questa ragazza subito dopo l'arrivo, che è stata abbastanza, la vediamo abbastanza, diciamo, poi affranta quasi, ma più che altro della fatica che ha provato. Come è andata? Male, male, perché mi sono quasi spaccata tutte le ossa, dei piedi, delle mani, non mi sento tutto. Sei contenta di essere arrivata in seconda? Più o meno. Ecco, come avete potuto constatare, è una persona molto, sempre molto vibrante, insomma, ecco, nelle varie esposizioni. Fra l'altro questa che va anche molto bene a scuola, quindi sempre si impegna tantissimo nelle varie cose che fa, nelle cose che deve fare, e vuole riuscire, esatto, però senza durata fatica, ma dopo la dura lo stesso. Comunque, questa invece è la gara riferita alla stessa coetanee dei ragazzi. Qui avevamo un aretino forte, Samuel Samelin. Ha vinto Samuel Samelin, che è fiorentino, Atletica Futura. Poi Atletica Futura, che ha vinto anche i campionati proprio toscani di 800. Sì. E poi lui è del 2004, mentre c'è del 2000, ecco, come dicevamo prima, del 2005 era Cicerone. Qui invece c'è Zanti Samuele, che è primo del 2005 dell'Atletica Sestini Fiamme Verdi. Esatto, quindi ha vinto qui Samuel Samuele dell'Atletica Futura davanti a Andrea Franchini. Anche questo, diciamo, dovrebbe essere, sì, figliolo dei Franchini. Ma, diciamo, si chiama Andrea, anche suo babbo, penso non sarà babbo. Non so. Allora, poi Iamo, un'altra della Teleca Futura, poi, ecco, del vecchio Calamani, Bovo, Iazzelli e Zanti Samuele. Qui vediamo la premiazione delle ragazze. E qui, fra l'altro, la Cicerone ha vinto il titolo toscano nella categoria del 2005, perché lei poi è un atleta del 2005, come Zanti Samuele. Anche lui, giungendo anche ottavo, è giunto primo della categoria. Ecco, qui siamo passati alla partenza del cross lungo maschile. È qui una gara particolarmente, diciamo, battagliata, diciamo così, fra virgolette. Cioè, rispetto alla prima gara che c'è stata a Pietraviva, è stata molto più combattuta, era più partecipata. Il livello era un pochino più alto rispetto a Pietraviva. E effettivamente c'è stata battaglia fin dall'inizio, tutti hanno schierato i migliori atleti che potevano schierare. Fra l'altro, diciamo, c'era la lotta serratissima anche per le prime tre piazze per quanto riguarda il campionato di società. Cioè, la prima era irraggiungibile, però per la seconda la Virtus Lucca, terza la Polisportiva Pruciano, quarta la Tele Castello, nello spazio di pochi punti potevano modificare le situazioni. Diciamo che la Polisportiva Pruciano è riuscita a portare la squadra al completo, e quindi l'ulteriore presenza anche di Yassine El Khalil ha permesso, diciamo, di mantenere questo terzo posto, che probabilmente sembrava quasi raggiungibile, ma al tempo stesso irraggiungibile, considerando, diciamo, proprio il lotto dei partenti. Sì, c'erano 5 punti dalla terza alla quarta, quindi sicuramente, cioè, El Khalil ha voluto dire tanto, no? Che ha partecipato, perché il terzo uomo ha un pochino
sì, non perso c'è... qualche posizione, ecco, insomma, meno male c'era un incazzo di dietro che non doveva arrivare terzo, è arrivato terzo, quindi sì. È andato molto forte Lorenzo Martinelli, che non pensavamo potesse fare una grande gara. Sì, lui non è un campestrista, come dice lui, però sicuramente ha fatto una bella gara. Un bel risultato, diciamo, insieme poi a tutti gli altri componenti della squadra, perché sì, però erano tutti lì quell'altro, c'era Lorenzo Rossi, poi c'era Simone Lanzi, Alessandro Nitti, Tartaglini Alessandro, quindi, ma direi il grande Niola ancora una volta ha colpito, quindi, cioè, per far capire le caratteristiche, vediamo Yassine El Khalil, che anche lui si è comportato molto bene, direi, dietro, dopo la gara, diciamo, della mezza maratona di Terni, sì. Sicuramente ha recuperato molto questa sua, diciamo, condizione, quindi sicuramente, ecco, potremmo tentare di dire, in occasione dei campionati italiani del 12 di marzo, di poter fare una degna figura a Gubbio, nonostante l'assenza di Attilio Niola, che sarà invece alla Roma Ostia, quindi cercherà di fare un grande tempo nella mezza maratona. Ma tornando alla gara, direi, ecco, un percorso particolarmente suggestivo, spettacolare e al tempo stesso, come dicevamo, anche abbastanza duro, impegnativo. Sì. È bello, variazioni continue di ritmo, insomma, non è che sei al sole, sei all'ombra, c'è la salita, la discesa, trovi l'acqua. Questo tratto di salita qui, che chiaramente, per quanto riguarda i due protagonisti, sì, che sono Kippen Jetici con la maglia verde e Taki Said, sono i due atleti, uno dell'esercito e Taki, e poi Kippen Jetici invece della Toscana Atletica Futura. Poi i primi, diciamo, italiani, fra virgolette, sono Alessio Terrasi, che fra l'altro è un calabrese che gareggia con il Parco Alpi Apuane, che ha dominato la classifica per società, facendo il quinto anno consecutivo di vittoria nel campionato toscano di corsa campestre, quindi campioni toscani di corsa campestre. Sì, dalla prima edizione hanno allestito una squadra che, cioè, non hanno rivali. Sempre molto forte, ma direi, ecco, il terzo posto della Polisportiva Luciano qui veramente dà onore ai nostri atleti, perché effettivamente era quasi impensabile alla vigilia di questo campionato di poter raggiungere questo obiettivo. Sì, c'è da dire che alcune società non hanno partecipato, alcune società quotate, non so adesso come faranno a campionati italiani, per esempio l'Atletica Futura ha partecipato, ma ha partecipato con le terze linee, neanche le seconde, quindi non so se è stata dismessa la squadra oppure... Sì, non hanno atleti, diciamo, competitivi da poter permettere di fare questo campionato, quindi sicuramente quest'anno non li vedremo protagonisti a campionati. Da una parte dispiace, perché era una società in più che Toscana poteva arrivare nei primi 20, quindi era più facile anche rientrare gli altri outsider come noi, che siamo sempre alla ricerca di un posticino per cercare di andare a campionati, ecco, italiani. Qui lo vediamo tenace comunque sia Yassine El Khalil, che c'è da dire che Taras, anche Taras, anche Cristian Taras ha fatto molto forte, ha fatto una bellissima gara rispetto a Pietraviva, ha migliorato tantissimo, 23esimo. Ma c'è da dire anche l'altro atleta invece dell'Atletica Sestini, il Mubarki Said Ahmed, che è arrivato 21esimo assoluto, si è comportato molto bene, c'ha un po' di alti e bassi questo atleta, che però non si comporta male, ecco, che intanto vediamo Alessandro Tarraglini, anche lui reduce da... Rossi Lorenzi e Lanzi Simone. Sì. Ecco, qui invece Annetti Alessandro, che ancora non è nelle condizioni, gli serve come preparazione, ecco, quindi sta crescendo, diciamo, gara dopo gara. Qui intanto vediamo i due atleti, sì. Cioè, dopo a un certo punto era difficile anche poter stabilire chi erano i primi. Questi sono già doppiati. Sono doppiati, sì. Quindi, c'è da dire, questo percorso era di 2 chilometri, quindi percorso molto lungo. Quindi, già doppiati. Quindi, questo è Brancato Alessandro, che ha fatto una bella gara. Che rispetto a. Fra l'altro, lui è un maratoneta, mezza maratoneta. Sì. Quindi, chiaramente. Giamale Gilali fa sempre col suo passo. Poi, May Massimo, che probabilmente sembra un pochino in calo, ecco, come condizione. Invece. Niola Attilio ancora tenace, poi molto concentrato quando fa queste gare, e questa volta non ha deluso neanche il Khalil Yassin, che solitamente, diciamo, rischia di partire forte e poi crollare completamente, quindi diciamo che ha fatto una prestigiosa gara in questa circostanza. Qui intanto vediamo anche, ecco, è andato molto bene anche il Fiorino con Cannucci, ma soprattutto con Andy Dibra, che è arrivato 20esimo, e poi Taos Zaccaria, che è arrivato un pochino più dietro, ma ecco, questo è arrivato Leonardo Martinelli Leonardo, sì. Martelli Leonardo, sì, Martinelli.
No, Martinelli c'era. Ah, Martinelli Lorenzo, ecco, sì, poi, e poi c'era Alessandro Tartaglini, qui lo vediamo, ecco qui, chiaramente sono abbastanza selezionati, calcolando che ne sono arrivati quasi 170 al traguardo, 160, quindi insomma direi un grande, una grande partecipazione di questi atleti. Quindi intanto abbiamo Alessandro Nitti. Il posto è bello, il posto, cioè, è un bel posto, c'è... C'è anche un bel parcheggio, quindi non c'è neanche problemi lasciare la macchina lontana, la macchina lascia 50 metri, quindi sei proprio subito, ecco, sul posto. Qui vediamo in questa fase, diciamo, di recupero, in questa discesina, che ovviamente permette agli atleti di recuperare un attimino prima di riaffrontare un'altra volta la salitella che li porta in questo, sì, boschetto. Quindi chiaramente anche qui è una condizione di, diciamo, di tenuta che gli atleti devono un pochino controllare. Per, ecco, date il Mubarak intanto transitare. Direi che comunque sia è stata una lotta serratissima, calcolando che alla fine il terzo posto che avevamo nella prima prova è rimasto mantenuto con gli stessi distacchi, quindi il punteggio in questa occasione tra la Polisportiva Prociano e la Atletica Castello è stato lo stesso, quindi identico. Le posizioni hanno permesso nella fase precedente di poter acquisire questi 5 punti che gli hanno permesso di entrare nel podio, che ovviamente per noi è una grande soddisfazione. Intanto vediamo Lorenzo Rossi, che non era nelle condizioni forse migliori, almeno è quello che lui sperava di poter avere. E qui, ecco, intanto abbiamo visto, mi sembra, Shalaba, era gli atleti che stanno, è andato molto bene anche il dentista, Moimei. Questi sono un po' gli atleti maggiormente, diciamo, anche accreditati. Ecco, poi qui ancora si susseguono Boscardini, poi Arrighi, Patrucco, quella sitella che c'era poco prima dell'arrivo, sì. Questa curva, però, ecco, sicuramente le ecco, veniamo a Yassin El Khalil, che chiaramente non è andato per niente male, quindi ha fatto una gara veramente molto molto accorta. Calcolando che complessivamente c'erano circa un migliaio di partecipanti a questa edizione, c'era del Gran dire, Gala. C'era anche l'Atletica Sinalunga come squadra. Ecco, hanno avuto fare questa esperienza nuova. Sì. Però ecco, sono rientrati in classifica della società, anche se non sono arrivati gli ultimi. Però ecco, sicuramente il punteggio li vale anche per acquisire alcune... Ma anche per fare un'esperienza, perché sì, chiaramente c'era anche Salvatore, insomma, settantenne, sì, no, che ha fatto anche la gara, quindi... Cioè anche il coraggio di potersi cimentare con questa terra. Intanto qui vediamo ancora lotta serratissima anche tra il nostro atleta, diciamo, Niola e poi gli altri. Ovviamente Niola è un altro personaggio che ormai cominciano a conoscere in Toscana, e non soltanto. Vedremo il risultato che riuscirà a fare alla Roma Ostia, ma sono convinto che scenderà sotto le ore 10, quindi è un atleta che può fare veramente un grande risultato. Dicevamo, per quanto riguarda la classifica di società, chiaramente il Parco Alpi Appiano, abbiamo detto che ha vinto questa competizione degli assoluti davanti alla Virtus Lucca, la Polisportiva di Policiano, quarta l'Atletica Castello, quinta l'Atletica Livorno, sesta il Gruppo Sportivo Il Fiorino, l'Asso Sigillo Rosso di Firenze al settimo posto, ottavo posto Toscana Atletica Futura, nono posto per la Polisportiva Castel Franchese, decimo per l'Orecchiella, undicesima Atletica Vinci, e dobbiamo dire anche l'Atletica Sestini con il tredicesimo posto, direi anche un dignitoso piazzamento, calcolando che accederanno alla fase nazionale soltanto fino alla Sigillo Rosso di Firenze. Quindi vediamo un po'. Ecco, qui intanto vediamo nella zona dell'arrivo, questa nella zona del passaggio del traguardo, quando manca ancora un giro alla conclusione. Quindi vediamo Jamali, e ha detto anche lui che era una gara particolarmente impegnativa, dura, e poi si sente, cioè 5 giri di questo percorso non è una cosa così semplice. Dobbiamo dire anche che nella gara junior maschili è arrivato anche ottavo posto per Ghinassi Niccolò della Wisp Atletica Siena, che è aretino ovviamente. Poi nella categoria dei cadetti la vittoria per Alessio Poggesi della Rinascita Montevarchi. E poi per quanto riguarda le categorie cadette, invece l'undicesimo posto per la Maria Fiore Benedetti, sempre della Rinascita Montevarchi. Nella categoria allieve invece dobbiamo registrare la vittoria, come al solito, della Romana Giado, Romana Giada dell'Atletica Castello, questa che è grossetana, che gareggia per l'Atletica Castello Firenze. E poi il settimo posto
l'ottavo posto per Lucrezia Tarquini, che ha fatto una bella prova, e poi il 17° per Mazzierli, sempre dei Cassistini Fiamme Verdi. E qui vediamo la volata di Ettaki con Kipengetice, proprio nel finale Ettaki batte Kipengetice. E c'era il giudice nel mezzo, non se l'ha neanche accorto che arrivava. Terzo posto per Alessio Terrasi del Parco Alpepana, e poi Shalabba Giorgio, sempre Parco Alpepana, Dennista della Virtus Lucca, ecco qui vediamo Dennista. Poi al sesto posto per Alessandro Brancato, sempre del Parco Alpi Apuane. Al settimo posto per Jamali Gilali, ecco qui intanto Brancato, poi dovrebbe arrivare fra non molto, ecco qui Jamali. Poi dopo Jamali c'è Raffaele Poletti dell'Atletica Livorno, questo giovane, campestre Policiano. Poi Massimo Mei al nono posto, decimo posto per Attilio Niola, quindi bene, diciamo, gli atleti della Polisportiva di Policiano, undicesimo per Verona, dodicesimo per Boscarini, tredicesimo Arrighi, quattordicesimo Patrucco, quindicesimo per Yassin El Khalil, sedicesimo per Gesi, poi Scantarburo 17, 18 Farate, 19 Mirandola, 20° Dibra, e il Mubarchi al 21° posto per l'Atletica Sestini, al 22° Cannucci, Taras Cristian al 23° posto per l'Atletica Castello, poi Poggi Ivan 24, Astraioli 25, Martelli Leonardo 26, Taus Zaccaria 27, Rossi Michele 34, ecco 35° per Martinelli Lorenzo della Polisportiva Pruciano, poi ancora Rossi Lorenzo 39° sempre per i colori della Polisportiva Pruciano, poi ancora per Tartaglini 44°, Lanzi 45°, Annetti 51°. Preferivo che Carillo era lì accanto a me, perché così mi aiutava a finirla ancora meglio, ci si aiutava insieme a lui, si finiva una bella gara. Questo è un percorso abbastanza impegnativo, duro, erba abbastanza altina, tutti i campi di passo, di ritmo, c'era di tutto qui dentro. Io sono contentissimo, cioè, per la gara che ho fatto oggi, non ci pensavo, vengo dalla mezza, c'ho un po' le gambe appesantite, percorso durissimo, vedevano io là davanti a me ma non c'avevo quel passo per andare a riprenderlo, ma a dargli una mano, insomma, via. Discretamente dura, però dai, è andata bene, dai, come società penso che non siamo andati male. No, ma aspettavo sicuramente il fango, infatti sono partito abbastanza tranquillo, poi ho cercato di allungare un po' nel finale, però ecco, le mie possibilità in questi terreni sono un po' limitate, comunque va bene così, l'importante soprattutto era per la squadra, ecco. Ho dato quello che potevo, terreno duro ma comunque bello, però quando non c'è la condizione, quando non c'è l'allenamento giusto, si prende quello che viene. Il percorso era veramente duro, c'era tanto fango, un po' di salita, insomma rimaneva nelle gambe, però bella gara, bella esperienza. E adesso l'ultima gara in programma, quella delle assolute femminili di chilometri 8, quindi 4 giri anche per questa categoria, direi un impegno abbastanza importante, sì, sì, per le ragazze. E qui vediamo la Romano Giada che partita in testa, sì, però la categoria allieve, facevano due giri, facevano rispetto alle 4 giri degli altri. Quindi vediamo la Strella, anzi no, la Strella. Secondo qui c'era la battaglia fra il gruppo sportivo Lammare e Atletica Castello, che sì, al termine della prima giornata erano a pari merito, quindi era tutto da giocarsela. Sì, nel giro dei 3 punti potevano aggiudicarsi o quella o quell'altra classifica società. Ecco, abbiamo visto in testa era Elena Bortolotti dell'Atletica Castello, che cercava di staccare un po' le avversarie, ma erano tutte lì, quelle del gruppo sportivo Lammare, quindi se ne sono giocata proprio al filo l'ultimo posto, due posti, quindi la battaglia era, la battaglia era, c'è da dire che questa gara decima assoluta è arrivata la Blardinelli Roberta, che ha fatto un garone, è andata molto forte, che è la terza Atletica Castello, sicuramente qualcuno ha fallito dell'Atletica, certo, Castello, perché altrimenti sarebbero anche la Ingletto, mi sembra arrivata dopo di lei, quella che doveva portare punti alla società, perché mi sembrano perso per 2 o 3 punti, quindi non è che pochi punti. Ecco qui diciamo che la Polisportiva Pruciano era un formato rimaneggiato con la presenza precisa, della Moretti, poi per quanto riguarda Boncompagni e poi la Monnanni Elisa, quindi una Chinelisa.
Quindi ecco, queste sono le tre atlete presenti, ma dobbiamo anche registrare il l'atletica Sestini, che ha fatto degli ottimi piazzamenti con Martinelli Emanuele al 15° posto e poi anche della Barneschi al 22° posto, che le ha collocate al 5° nella classifica di società, mentre 10ª la Polisportiva di Policiano. Dobbiamo anche registrare nella combinata, l'atletica Sestini ha vinto la combinata femminile, l'unica società presente con le varie categorie allievi junior senior, e quindi hanno potuto raggiungere questo risultato. Intanto vediamo Martinelli Emanuele, che è andata molto forte, sì, andate, 15esima, insomma, ecco, anche lei non è più giovane, un bel risultato, c'ha 46 anni mi sembra, il 71, quindi insomma non è, ecco, l'Orsisara anche lei ormai comincia a perdere un po' di posizioni importanti, sì, era una che vinceva qui, ecco, qui è molto più nette le differenze. Quindi intanto vediamo che la Francesca Barneschi, che sta crescendo comunque piano piano, sta migliorando, sì, sicuramente anche lei farà la Roma Ostia, quindi si stanno preparando forse tutte queste mezze maratone, non lo so. Comunque dopo, ecco, la settimana dopo ci saranno, no, la stessa giornata che questa, sono i campionati. Questa ragazza qui, la Tomasun, Monica, che insomma non è più giovanissima, anche lei non è che va male. E qui la Rachele Fabbro, che effettivamente ha preso decisamente il comando quando mancavano, diciamo, poco più metà gara, ha staccato un po' le più dirette avversarie, in questo caso qui l'Elena Bortolotto, che è da Sede Castello, ma al terzo posto vediamo anche in questo caso di Palma di Leo, che è tallonata dalla Mohamed Momoud Odan, atletica del gruppo sportivo Fiorino, che poi nell'ultima parte del percorso cercherà di recuperare. Quindi è andata molto forte, la Mugno, che di solito in occasione anche della corsa di Bucine è arrivata molto molto dietro, perché era più pianeggiante. Questa è salita e discesa, la Gianotti Tiziana, ecco, questa atleta non è più giovanissima, sì, anche lei, sì, però è ancora, viaggia bene. Poi la Costantos Elena, ecco, atlete, quindi che poi sono passate quattro dell'Amari e poi Chiorazzo, ecco, che Chiorazzo, Belardinelli insieme alla Ingletto, quindi queste erano le altre posizioni. Poi a seguire ovviamente anche le altre, queste sono la Scantamburlo, quindi atleta un pochino più giovane che ovviamente ha le prime esperienze in questo settore, ma direi che effettivamente è diventata impegnativa questa gara per le atlete, perché effettivamente arrivare in fondo così. Qui intanto vediamo la Martinelli Emanuela, che era tallonata, diciamo, dalla Claudia Marietta, ecco, qui la vediamo del gruppo sportivo Lammari, e la Carpino Angela, questa atletica del Fiorino. Ecco, direi che è andata molto bene anche la Tiberi Lucia, intanto qui vediamo molto molto indietro anche per l'atleta dell'Atletica Castello, che diciamo qui la battaglia era tutta improntata sull'Atletica Castello e il gruppo sportivo Lammari, proprio era, sì. Si vedeva anche lungo il percorso, c'erano i sostenitori dell'una dell'altra squadra per cercare di... Ecco, comunque direi la Tommasone è andata. Sta crescendo molto, sì. Questa atleta del gruppo sportivo Atletica Sinalunga, che non è male. Qui abbiamo rivisto anche la Lucia Boncompagni, che ovviamente partita in una gara in questa maniera era particolarmente impegnativa. E poi la Monacchini Elisa, che ovviamente è più una triatleta, però che non disdegna la campestre, è una che gli piace fare le campestre, queste gare particolarmente dure e impegnative, ecco, che danno la Lucia con compagni. Eccole qua, che chiaramente questa salitella che questa salita li mette a dura prova. Qui intanto vediamo la Fabbro sempre saldamente al comando, che si volge per vedere com'è la situazione, ma ormai sembra quasi assicurata nei confronti di Elena Bertolotti. E poi al terzo posto la Di Leo, che poi viene agganciata, come vedete, subito dietro dalla Mohamed e poi dalla Morelli e Mugno. Ecco, qui vediamo alcune atlete invece già doppiate, che chiaramente anche nelle donne si verifica. Ecco, direi che la Roberta Belardinelli è stata molto concentrata, ha fatto una gara strepitosa. Sì, per me ha fatto una garona proprio... E anche lei qualche volta fa delle gare un pochino... gare un pochino migliori rispetto per esempio a Bucine, è andata molto meglio, ma perché il percorso è più adatto alle sue caratteristiche. Questo di, ecco, qui vediamo anche la Francesca Barneschi, che insomma ancora è sorridente, quindi significa che ancora la prende con una certa... Ma lei non si stanca mai, mi sembra che... Vediamo anche la Lucia Tiberi, che ha fatto invece una bella corsa, no? Non male. Qui siamo in un altro tratto in prossimità prima dell'ultimo passaggio del traguardo, insomma, ecco, anche questo
per far capire un po' quali sono le caratteristiche. Poi dovevamo dire anche che, non so se l'abbiamo detto, che l'Atletica Cestini è terza anche nella categoria allieve, quindi in questa cosa quindi andiamo alla Monacchini, che sta transitando, si sta preparando per il triathlon. Adesso c'è il 24 di aprile c'è un triathlon nazionale, campionato italiano di triathlon a Chia, quindi lei predilige questo tipo di sport oltre la corsa. Però ecco, la corsa viene in un secondo tempo, prima c'è il nuoto e la bicicletta. Ecco, intanto vediamo al passaggio della zona del traguardo, l'ultimo giro. Peccato forse questo arrivo a gomito fatto lì, però a volte per problemi diciamo anche di corrente, per problemi diciamo organizzativi, sono stati costretti a fare questa specie di strozzatura nella zona del traguardo, che forse un po' meno spettacolare. No, però lo spazio era talmente tanto che ecco, potevano farlo meno anche spettacolare è l'arrivo, però tutto il percorso è bellissimo. E quindi chiaramente anche in questo caso qui, come dicevamo, la vittoria è andata al gruppo sportivo Lambari davanti a Sega Castello, gruppo sportivo Il Fiorino al terzo posto, quarto posto per l'Orecchiella, quinto posto per l'Atletica Cestini Fiamme Verdi, sesto posto Atletica 2005, Silvano Fede al settimo posto, ottavo posto per Montemurlo, nono posto Atletica Vinci, decimo posto per la Polisportiva Policiano Arezzo Atletica, che ovviamente spera nei campionati italiani di poter aggregare la Genziana Cenni, poi la Fontani Camilla, quindi incrementando un pochino la presenza anche delle atlete che non erano potute essere qui presenti. Intanto qui vediamo l'arrivo vittorioso e direi immediatamente... Non più giovanissima neanche lei, però viaggia forte, viaggia. Poi Elena Bortolotto, anche questa qui lo stesso, al secondo posto. Terzo posto la volata, in cui la Mohamed Mahmoud batte la rivale Palma di Leo. Al quinto posto Giulia Morelli. Ecco, poi via via si susseguono Anna Laura Mugno, la specialista della corsa in montagna, che ecco che intanto vediamo la seconda dell'Atletica Castello, che sarebbe la Gianotti. La Gianotti Tiziana, sì, poi ecco la Costantos dovrebbe arrivare adesso, del gruppo sportivo Lammari. Poi qui la Chiorazzo. Avevano già vinto il campionato. Portavano Chiorazzo, poi la Belardinelli Roberta, che cerca di fare una volata, ma è andata forte. Ha perso di tre punti. E poi la Ingletto subito dietro, l'altra atleta diciamo forse più prestigiosa che poteva portare punteggio, come hai detto giustamente te, Scantamburlo. Poi vediamo la Martinelli Emanuela, comunque ancora c'è una bella corsa, ancora in spinta, comunque non male. E qui vediamo anche la Francesca Barneschi, ancora meglio, molto più tranquilla, ecco, ancora abbastanza rilassata. E poi ecco la Tomasun, altra atleta che non pensavamo fosse così agguerrita anche nella campestre. Poi la Monacchini, Elisa. Lei non corre bene, corre seduta quasi, sempre. Cerca di risparmiare un pochino le energie. Poi vediamo la Lucia Boncompagni, ancora anche lei un pochino indietro con la preparazione, comunque cerca di riprendersi. E poi la Moretti, eccola qua, Silvia, che aveva avuto un po' di problemi, quindi ha accusato particolarmente questa gara. E adesso le premiazioni, il podio con la classifica degli assoluti maschili. Ricordiamo domenica prossima, per quanto concerne la Strasimeno, circa 1800 atleti al via, sarà veramente una grande gara. La prossima settimana vi faremo vedere le immagini di questa ultramaratona con distanze di 10, 21, 34, 42 e 58. A questo punto un arrivederci alla prossima settimana da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti.